Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Maurizio Landini, segretario generale CGIL, benvenuto. L'ha sentito il concetto base espresso dagli esponenti della destra? Vi danno i soldi in busta paga e voi vi lamentate? Perché sono pochi, perché sono lordi, perché sono una tantum, perché nello stesso provvedimento c'è i voucher. Chi verrà pagato con i voucher di questo aumento non vede un euro. E perché liberalizzano i contratti a termine? E per cui aumentano la somma che fa il totale. Certo, come dice Totò, è la somma che fa il totale. In più raccontano anche, ho sentito, raccontano anche una cosa non vera. Dicono diamo 100 euro d'aumento. In realtà, vorrei che tutti lo sapessero, 40 euro ci sono già ottenuti con Draghi, che li abbiamo, sì, scioperando li abbiamo ottenuti. Quindi quello che adesso mettono è mediamente tra i 50 e i 60 euro per 6 mesi, quindi stiamo parlando di 350-360 euro lordi. E in più noi abbiamo chiesto che venissero, di fronte all'inflazione, aumentate le detrazioni, perché tu hai un aumento del lordo che ti fa pagare più tasse e che non ti aumenta il netto. E loro questa, che si chiama in gergo fiscal drag, non l'hanno fatto e non lo vogliono fare. Allora, anzi, se aumenta la busta paga, aumentano anche i contributi da dare, diciamo. No, li dà poi qualcun altro, certo, ma restano. Ma poi ci sono le aliquote che ti scattano gli scaglioni e quindi tu hai un lordo su cui ci paghi più tasse che ti aumenta il netto e non aumenti le detrazioni. E noi perché abbiamo chiesto di aumentare, di rivalutare. Guardi, oggi l'ISTAT... Però capisce che se la critica è potevate fare di più, è una critica che vale a metà, perché tutti possono fare di più. No, possono fare delle se... No, ma adesso l'inflazione è alta. Se tu vuoi davvero tutelare i salari e le pensioni, che sono quelli che stanno pagando un prezzo doppio perché l'inflazione al carrello è al 12-13%, quella più alta d'Europa, sì, tu devi anche fare altre operazioni. Noi chiedevamo anche un contributo straordinario andando a tassare i profitti e gli extra profitti che non sono mai stati alti come adesso. Non l'hanno fatto, non stanno combattendo l'evasione fiscale, addirittura hanno fatto degli ulteriori condoni fiscali. Quindi tu hai che il lavoro dipendente e i pensionati sono quelli che pagano per tutti le tasse con l'IRPEF, che il 95% viene da lì, e tu hai quelli che evadono le tasse e che non pagano, che continuano a non pagare. Capisci che così non funziona, eh? Se sono i pensionati dipendenti a pagare le tasse e questo taglio contributivo è finanziato dalle tasse, sono pensionati dipendenti che stanno pagando questo aumento in busta paga? In parte sì, addirittura fanno un'altra operazione, tagliano il reddito di cittadinanza, quindi fanno pagare anche quelli che sono più poveri e i soldi, anziché andarli a prendere da chi si è arricchito, insisto, guardi che c'è un aumento dei profitti, non lo dico io, lo dice la Banca d'Italia e la Banca Centrale Europea, stanno dicendo che questa inflazione non è dovuta all'aumento dei salari che non c'è, è dovuto all'aumento dei profitti. Ci sono profitti ed extra profitti straordinari che oggi non vengono toccati, questo è un errore clamoroso. Cartello 20 non è solo il, diciamo, l'aumento in busta paga, non lo chiamiamo il taglio del cuneo perché il cuneo rimane, viene finanziato differentemente. Via il reddito di cittadinanza. Adesso lei sta in una situazione scomoda, perché il primo è dire dovevate fare di più e dovevate fare diversamente, ma intanto i soldi in busta paga ci sono, e dice il centrodestra parlate quanto vi pare, ma noi li abbiamo messi. Un po' era già successo con Renzi, si ricorda, gli 80 euro. Intanto ci sono e te li porti a casa. Poi discutiamo. Il secondo è il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza, concettualmente, dicono loro, è sbagliato. Perché una cosa è insegnare un lavoro e portarti a lavorare, nell'altra è prendere atto che tu o non sai, o non puoi, o non vuoi lavorare e darti i soldi. Là cosa spiega lei? No, guardi, il dato non lo devo spiegare io, lo dicono tutti, è aumentata la povertà. La povertà nel nostro paese sta aumentando. Qui c'era un meccanismo che diceva che se uno era in una famiglia povera e c'erano dei criteri, aveva un sostegno, poi doveva essere disponibile a lavorare, a fare la formazione, che è un'altra cosa che va affrontata. Questa volta loro tagliano, perché adesso non è più universale. Se io sono in una famiglia povera, ma se non ho nella mia famiglia un disabile, un anziano, eccetera, io posso essere povero ma non prendo il reddito. Capisce che discriminazione viene fatta? Secondariamente... Però loro dicono, questione... tu sei potenzialmente occupabile, no, ti insegniamo un lavoro. Sono povero. Sono povero, intanto sono povero, poi, e se sono povero devo essere aiutato, poi vogliamo fare la formazione, benissimo, io sono per farla, però anche lì gente che non ha la terza media, che in determinate condizioni, non è che
La formazione è un processo complicato, ci vuole del tempo, va affrontata. Qua hanno introdotto anche un altro criterio, che se io ti faccio un'offerta di lavoro, la prima offerta che ti faccio, tu abiti in Sicilia, ti faccio un'offerta in Piemonte, tu devi dire di sì. Beh, perché no, è circoscritta, se dici di no, circoscritta un tot, no, a un'area, no, tot, almeno no, nella loro, no, volontà, poi il decreto, no, non si è visto. Cioè, sì. Il decreto, non, chi lo conosce? Perché hanno fatto, han fatto il Consiglio dei Ministri, però, diciamo, il primo se uno maggio prende... perché c'era perché un'urgenza dato tanto e fastidio? Non è ancora uscito il decreto, perché capisci? Nessuno lo conosce ancora. Ah, dice, potevate aspettare il 2 e prima lo scrivevate. Certo, anche perché quando ci hanno incontrato a noi, sai la cosa? A noi non ci hanno consegnato nessun testo. A noi ci hanno convocato la domenica sera alle 19 per dirci che il mattino dopo facevano un provvedimento. Non ci hanno consegnato nessun testo, nessuno ancora lo conosce. Sono 4 mesi che con noi non stanno discutendo. Quelle richieste lì le abbiamo avanzate noi, perché di aumentare e di andare in una certa direzione sono le nostre richieste da mesi, e non stanno discutendo di nulla. Dove era quell'urgenza lì? Perché ci doveva fare esattamente questa cosa il primo maggio? Ma perché ha dato tanto fastidio che lavorassero perché, il primo maggio? Perché il primo maggio non è la festa del governo, è la festa dei lavoratori. E in più vorrei un altro passaggio. Perché è festa? Perché il primo maggio è diventato festa? Non è stato un regalo. Quella è una festa conquistata, perché 100 anni fa, quando hanno cominciato, non c'era la festa del primo maggio, e se tutti dovrebbero ricordarsi che le lotte fatte 150 anni fa, quando si facevano 16 ore al giorno, si battevano per fare 8 ore di lavoro, 8 ore per dormire e 8 ore per svagarci per poter vivere. E quella, in quegli anni lì ci sono stati dei morti, delle battaglie, degli scioperi. Si è arrivati al primo maggio festa perché è stata conquistata dalla lotta dei lavoratori. Però lei pensava di onorarla, allora, magari. No, la allora bisogna portare rispetto. E banalmente è talmente evidente la propaganda che il decreto ancora non c'è. Mi spiega dov'è l'urgenza? Cosa cambiava farlo il 2 di maggio o farlo il 30 di aprile? Valore simbolico, dice, io vi vengo incontro, ma lei è pure venuta al vostro congresso. Ma noi l'abbiamo chiamata apposta. No, perché ma... l'avete chiamata? Perché, noi, perché lei è la Presidente del Consiglio e perché noi vogliamo risolvere i problemi. Noi non, noi non giudichiamo i governi per il colore che hanno, noi li giudichiamo per quello che fanno. E siccome noi abbiamo avuto il rispetto di riconoscerla, gli abbiamo chiesto, vieni, discuti, e l'abbiamo ascoltata. Noi vogliamo il rispetto che meritano il mondo del lavoro. Prima di prendere le decisioni sulla riforma del fisco, sulla riforma delle pensioni, sui salari, sulla precarietà, devi discutere con i lavoratori. Il governo non allora lo sta facendo, fate? E sta facendo delle opposte. E allora che fate? Scendiamo in piazza e ci mobilitiamo. Sono già programmate insieme a CISL e UIL 3 grandi manifestazioni. Sabato 6 saremo a Bologna per tutte le regioni del centro, Toscana, Emilia, Umbria e Marche, il 13 saremo a Milano per tutto il nord e il 20 saremo a Napoli per tutto il mezzogiorno. Se andiamo in piazza e chiediamo ai giovani, ai lavoratori, ai pensionati di venire con noi, perché c'è bisogno di cambiare politiche allora, sbagliate e di combattere la precarietà. Io vi presento Alessandro Di Battista, torna la professoressa di Cesare, c'è Alessandro Sallusti, so che la devo salutare.